Casa Glo, un centro diurno e quotidiano che lavora per l'integrazione sociale e con un'ambizione anche di sostegno all'inserimento lavorativo di giovani vulnerabili. Visita questa mattina del presidente della Camera Roberto Fico e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla Gloriette, bene confiscato alla Camorra, oggi destinato a giovani vulnerabili, in particolare con disabilità, impegnati in attività socioeducative, aggregative ed inserimento lavorativo. Uno dei quei tanti appuntamenti che io reputo importanti e fondamentali, perché queste associazioni, queste cooperative che riutilizzano in questo modo, dando opportunità ai giovani che hanno difficoltà nell'inserimento sociale e nell'inserimento lavorativo, danno il senso di tutta la fatica dello Stato. Lo Stato che fa una prima parte di repressione, di confisca dei beni, e poi queste associazioni come la cooperativa Orsa Maggiore dà il senso compiuto del lavoro dello Stato. La struttura, un bene del comune gestito da circa 11 anni dalla cooperativa sociale L'Orsa Maggiore, è un centro sociale polivalente che affaccia sul Golfo Partenopeo e che promuove una serie di iniziative per lo sviluppo e il mantenimento delle abilità cognitive dei ragazzi. Diversi laboratori artistici, dal teatro alla pittura alla creatività manuale, e numerose le attività di scambio con scuole, associazioni e realtà sociali del territorio. Ad oggi frequentano le attività scarse 50 persone, ma il nostro è un lavoro incentrato sull'integrazione. I ragazzi sono presi in carico affinché si rafforzino le loro autonomie e quindi, a partire dai talenti, possano rinforzare per prima cosa l'autostima e l'attitudine relazionale, per proporsi poi alla comunità tutta e alla società come attori e non come soggetti passivi. Oggi il tema del terzo settore, di promuovere tutte quelle che sono le iniziative che riescono a dare sostegno ai tanti bisogni di welfare che la nostra città ha e che spesso non vengono soddisfatti dall'azione del pubblico, parlare di questo, questa visita oggi in una realtà molto importante come la Gloriette, è una cosa determinante, necessaria. Poi farlo in un luogo come questo, che rappresenta un luogo anche confiscato dalle mafie, che rappresenta come si possa passare dal male al bene, ha un valore grande, veramente simbolico nella nostra città, che deve sempre mettere al centro i temi della legalità e della solidarietà come fattori di riscatto.